Posso, Presidente? Prego, prego, consigliere. Allora, come ha già detto, buongiorno a tutti, come ha già detto l'assessore Meloni, è stato fatto un lavoro molto lungo e approfondito su questa delibera, proposta di giunta, anche in commissione da tutti i commissari. E di capigruppo, dovete dirvi. Come diceva l'assessore Meloni, dal 2009 che non si metteva mano alla disciplina, cioè al regolamento della città storica. La prima stesura, il 36 del 2006, introduceva un certo numero di tutele proprio perché si vedevano già degli effetti, diciamo, di disomogeneità delle attività produttive all'interno della città storica. L'86 del 2009 era una rivisitazione. Ora, è divenuto importante poter intervenire, sicuramente c'è molta aspettativa da parte sicuramente delle associazioni dei residenti dei quartieri che abbiamo incontrato in commissione e noi abbiamo cercato di fare insieme all'assessorato un lavoro serio per portare avanti tutte quelle tutele che oggi si possono mettere in campo per garantire un commercio sano. Il commissario Tronca anche aveva tentato una modifica che poi non si sa perché è rimasta lettera morta, non è mai stata implementata. Dunque abbiamo detto che le amministrazioni precedenti dal 2009 in poi non hanno ritenuto di dover modificare l'attuale delibera che inseriva le attività tutelate anche i negozi alimentari sotto i 150 metri quadri. Oggi si identifica proprio nelle attività alimentari quelle che oggi hanno preso il sopravvento nei rioni storici della città. Vorrei fare un preambolo generale. Il commercio è molto cambiato e molti acquisti oggi si fanno su internet, quindi alcune tipologie di esercizi commerciali sono entrate in grave crisi. D'altronde gli affitti elevati hanno espulso alcune tipologie di attività che sono poco remunerative come l'artigianato. Per questo abbiamo previsto, al di là di questo regolamento, delle tutele dei progetti a sostegno e al rilancio dell'artigianato. Come esempio abbiamo parlato in Commissione congiunta Patrimonio e anche con la Commissione Cultura del Borgo degli Artigiani di Via di Tordinona che stiamo sviluppando insieme ad associazioni che apriremo poi alla discussione a breve in ulteriori commissioni. Ci sono dei problemi evidenti. È chiaro a tutti che la città di Roma vive un'espansione commerciale disomogenea che richiede l'attenzione dell'amministrazione. Il segnale d'allarme dei residenti, degli artigiani e dei piccoli commercianti ci è giunto chiaro e forte. Abbiamo intrapreso quindi questo dialogo, come abbiamo detto, approfondito, abbiamo sviluppato una proposta molto seria e riteniamo che sia un buon risultato per tutelare e far crescere quelle attività produttive che sono utili alla cittadinanza, sono utili a coloro che utilizzano i territori interessati da questo regolamento. Siamo orgogliosi di questo risultato e la delibera completata e perfezionata già buona dell'assessorato, con alcuni ritocchi fatti insieme sempre all'assessorato dalla Commissione, riteniamo che sia una ottima cosa e ne vedremo i frutti appena inizierà ad essere implementata. Ad oggi non abbiamo ricevuto alcun emendamento dalle opposizioni e probabilmente li riceveremo oggi in aula e discuteremo insieme. È difficile coniugare le esigenze dei cittadini con quelle delle attività produttive. A volte purtroppo c'è questa tendenza a vedersi come due fazioni contrapposte e non come un unico soggetto interessato nel bene della città. Una città sofferente, purtroppo, c'è da dire, e qui noi siamo il Comune di Roma, ricordiamolo, per la mancanza di leggi efficaci che possano contrastare fenomeni di abusivismo commerciale e di altro tipo che creano queste contrapposizioni tra i residenti e coloro che esercitano le attività produttive. Non dobbiamo dimenticare che queste esigenze si aggiungono anche a quelle dei turisti e dei cittadini non residenti che si recano quotidianamente nella città storica, che sono ugualmente portatori di interesse e interessati nella vicenda. La vera guerra quindi va fatta all'abusivismo tramite leggi,
serie ed efficaci che combattano le mafie che strangolano questa città. I regolamenti non riescono a contrastare efficacemente questi fenomeni. Ci provano e ce la stiamo mettendo tutta. C'è bisogno a livello nazionale della verifica della provenienza dei capitali per l'acquisto delle attività produttive, della verifica e del rispetto delle leggi nazionali vigenti in materia di igiene, di previdenza e dei contratti di lavoro. Basterebbe questo a risolvere il 95% di quei fenomeni che oggi vengono sottoposti al Comune e che purtroppo ha solo una parte di potere per affrontare. Comunque siamo qui con le limitazioni imposteci come Comuni d'Italia per dare un segnale importante sulla qualità degli esercizi commerciali, sul decoro nell'esposizione e lo stoccaggio delle merci, per la nostra parte di competenza per igiene e salute, per la tutela delle attività produttive e per la tutela degli esercizi storici. Oggi facciamo un regolamento, ma nel contempo chiediamo a tutti gli uffici interessati, dipartimenti, polizia locale, di attivarsi immediatamente per i controlli necessari all'attuazione di tali norme. Quindi, abbiamo detto, entriamo nel dettaglio, si è deciso di prescrivere tutele forti per il sito UNESCO che è patrimonio dell'umanità, che vietano tutte le attività che non sono tutelate, e c'è una lista di attività che devono essere esercitate in forma esclusiva. Non potranno aprire negozi di souvenir o esercizi alimentari che non rispettino rigide prescrizioni per la tutela del decoro. Purtroppo ho visto degli articoli di giornali presi, non lo so, dalla qualunque, da persone o in malafede o mal informate, che dicono che noi favoriamo i negozi di souvenir. Allora, leggerete poi nel dettaglio della delibera integrata che i souvenir sono combattuti attraverso il fatto che non sono attività tutelate e quindi non ne possono aprire di nuovi nel sito UNESCO. Esistono poi tutta un'altra serie di tutele che sono state introdotte negli emendamenti, che discuteremo poi nello specifico nei vari emendamenti che presenteremo. E forse qualche associazione che ha chiesto di incontrarci in separata sede credeva che non avessimo ascoltato il grido di dolore che proveniva dai territori. Noi abbiamo fatto tutto ciò che era nel nostro potere e nelle nostre possibilità e che può essere efficace per contrastare i fenomeni di disomogeneità delle attività produttive e la non tutela della salute pubblica. Questo voglio garantire e questo spero che poi si renderà evidente nel seguito della discussione. Grazie.